Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Ragazzi, eccoci qua ritrovati. Il primo video stagionale, il primo post partita stagionale per quanto riguarda i nostri amati colori, per quanto riguarda la nostra amata squadra, il nostro amato biancoscudo, il Calcio Padova che torna grande protagonista in questo tardo pomeriggio in quel di Folgaria, la prima delle sei uscite che dovranno assolutamente dare alcune risposte prima ai tifosi, poi alla società per quanto riguarda questa nuova stagione che è ripartita, come tutti già sapete, da Vincenzo Torrente sulla panchina biancoscudata e che ha visto l'uscita che già comunque se ne parlava prima del termine della scorsa stagione di Alyosha Vasic al Palermo, ufficiale la cessione del centrocampista con il vizio del gol nell'ultima stagione. Ci eravamo salutati alcune settimane fa proprio con il video della cessione dell'addio di Alyosha Vasic al Palermo con la presentazione in combo anche dei primi acquisti, nuovi acquisti del DS Massimiliano Mirabelli. E poi a questo punto invece ci ritroviamo dopo alcune settimane con il primo video post partita con la prima analisi e commento di questa stagione. Lo scorso anno il Padova di Bruno Caneo in quel dello Stadio Euganeo perse 5-1 contro lo Spezia di Luca Gotti. Quest'anno un altro punteggio abbastanza severo per quanto riguarda questi primi 90 minuti stagionali, 4-0 contro il Lecce di Roberto D'Aversa, l'ex allenatore di Virtus Lanciano Parma e Sampdoria, che cercherà di ricalcare in terra salentina quanto di buono ha fatto intravedere nel periodo di tempo trascorso in terra ducale dal 2016 al 2020, dopo l'esperienza poco fortunata con pochi risultati invece sulla sponda e sulla sponda invece blu cerchiata. Ragazzi, Roberto D'Aversa che arriva sulla panchina salentina dopo il biennio congiunto con la promozione prima e la salvezza, la permanenza sulla massima serie sulla panchina salentina. Quindi una sfida davvero molto allettante per Roberto D'Aversa. Parliamo invece del nostro amato biancoscudo. Io partirei dal secondo tempo, dal 46esimo fino al 90esimo, in cui si è intravisto comunque un tentativo comunque di aggredire prima l'avversario, di poter anche imporre una trama di gioco. Lo sappiamo con Vincenzo Torrente che ha optato dopo il 4-3-3 proposto nella seconda parte della stagione dopo l'esonero lo scorso 12 dicembre post sconfitta in quella di Lecco contro la formazione lombarda, l'esonero di Bruno Caneo, l'arrivo sulla panchina biancoscudata di Vincenzo Torrente. Questa scelta condivisa con la società di cambiare modulo 3-5-2 per l'ex allenatore del Gubbio. Con questo cambio modulo si è intravisto comunque già dai primi minuti qualche difficoltà, soprattutto quando il Lecce, la formazione salentina di Roberto D'Aversa, ha aggredito con forcing, con possesso palla, con qualità, con le scelte giuste, cambi di gioco, con comunque delle scelte che hanno messo davvero in severa difficoltà la retroguardia biancoscudata, che è sembrata un po' leggera nelle parti fondamentali, quali il difensore centrale, gli esterni che venivano ripetutivamente comunque attaccati da coloro che hanno sicuramente infiammato i primi 15-20 minuti a Hamza Rafià, l'ex Juventus Next Gen, e Pescara, grande protagonista con la formazione di Zeman nella scorsa edizione dei playoff.
e Pablo Rodriguez nella seconda parte di stagione in Forza la Brescia in Serie B e poi infine ovviamente Gabriel Strefezza la sua terza stagione con la maglia salentina. Ecco, e aggiungiamo anche comunque la Mac Banda, autore del gol del momentaneo 2-0 con un destro che ha sorpreso l'ex Gian Erminio Zanellati e poi comunque tutta la qualità a centrocampo con Gonzales e Hjulmand. Un Lecce ordinato, un Lecce che ha controllato i primi 15-20 minuti, poi il ritmo si è abbassato. Nel corso del secondo tempo, dopo una buona partenza salentina, è uscita anche la formazione bianco-scudata con un tentativo alto sopra la traversa dopo un'azione personale di Bortolussi da parte di Cretella, il tentativo dell'ex Paganese alto sopra la traversa. Padova che ha cercato in tutti i modi di poter comunque centrare la via della rete. Grande intervento dell'estremo difensore salentino sul tentativo dell'appena entrato Rossini. Su di lui c'è il Pescara, c'è anche la Perugia. Io spero sinceramente che possa rimanere in rosa perché sia come prima scelta comunque da titolare sia da subentrato potrebbe sicuramente essere un giocatore di buon utilizzo per Vincenzo Torrenti in questa seconda stagione, in questa seconda esperienza alla guida del nostro amato biancoscudo. Un secondo tempo che termina con il poker salentino con il gol di Corfisen, la classe 2004, dopo un buon contropiede finalizzato sull'asse di Francesco Malè. Una Padova che ha tentato il tutto e per tutto, un buon secondo tempo, lo voglio sottolineare ancora una volta, dopo invece una prima parte di partita in cui davvero non è funzionato quasi nulla. Un Lecce scatenato, un Lecce che ha subito comunque tentato le accelerazioni con Pablo Rodriguez, grande protagonista. Il gol di Hamza Raffià dopo appena 2 minuti, tapin all'interno dell'area piccola per l'ex bianconero. Il 2-0 con un tiro dalla distanza, una bella azione personale da parte di Lamek Banda e poi con il 3-0 arrivato da una palla persa bianco scudata in difesa, l'errore di Crescenzi, l'errore comunque di tutto il reparto difensivo e lo scambio perfetto per il gol del 3-0 firmato con lo scambio tra Rodriguez e Strefezza con il trequartista brasiliano che ha battuto Zanellati al 17° per il gol del momentaneo tris salentino. Il palo di Gonzales al 31°, una Padova che ha tentato di aumentare il pressing, di uscire con la palla al piede, davvero poche azioni davanti tra Liguori e Bortolussi. Da rivedere il cambio modulo, da rivedere soprattutto l'atteggiamento nei primi 15 minuti e poi nella ripresa invece sempre con il 3-5-2, con qualche idea in più, con qualche azione personale in più, soprattutto quella, soprattutto quella vista al 55° con Bortolussi che va via di forza e lascia il pallone a Cretella, e poi un Padova ordinato, una Padova con più testa, con meno leggerezze nel reparto difensivo, che ha giocato una buona seconda frazione invece. E davvero da cancellare assolutamente al più presto i primi 15-20 minuti in cui Lecce invece ha dominato in lungo e in largo. Quindi questo è il commento, l'analisi della prima uscita bianco scudata per questa seconda stagione. Ovviamente vi auguro ancora una volta una buona estate e noi ci rivediamo venerdì sera per il commento, per l'analisi della seconda amichevole bianco scudata in quella di Piede di Cadore contro il Torres. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.